Bene, allora le sfide della vita, avere una mentalità vincente. Secondo voi, questo Covid-19, che adesso è Covid-21, poi va bene, c'è la spagnola, c'è la tedesca, ci sono tutte le versioni, come in felici, me la traduci in italiano, me la traduci? Anche il male. Secondo voi ci ha resi migliori, ci sta rendendo migliori? La pandemia, questo evento, in questo momento stiamo vivendo questa cosa, ma come anche tanti altri eventi, anche difficili, catastrofici, se volete chiamarli così, o le chiamiamo prove, non hanno il potere di renderci migliori o peggiori, sono degli eventi, sono degli eventi, sono delle cose che succedono. Quindi dipende in realtà solo da noi stessi se far diventare positiva o negativo l'evento, cioè siamo noi, dipende se abbiamo una mentalità vincente o perdente. Lo so che questo termine, mentalità vincente o perdente, sembra poco cristiana, a volte non so se avete sentito delle omelie su queste cose, è un po' si parla poco di questo, però è ora che i cristiani invece abbiano un po' una buona visione anche delle cose. Noi possiamo affrontare le cose, cioè le cose le dovremmo affrontare, però le possiamo affrontare o con una mentalità vincente o con una mentalità perdente. La mentalità vincente o vittoriosa non è quella che evita i problemi. Il cristiano non è quello che è esente dai problemi, ma è quello capace di affrontare gli eventi nel modo giusto. Qualcuno di voi ha per caso letto l'ultimo messaggio di Medjugorje? Ci sono due cose, una non ve la dico, le altre sì. Cari figli, Dio mi ha permesso di essere con voi anche oggi per invitarvi alla preghiera e al digiuno. Vivete questo tempo di grazia e siate testimoni della speranza, perché, ripeto figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono respingere. Figlioli, credete e vivete nella fede. E con la fede questo tempo di grazia. Il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine se ricorda me. Intercedo per voi davanti all'Altissimo e prego per la pace nei vostri cuori e per la speranza nel futuro. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Avete provato a... C'è un termine che ricorre più volte. Due volte tempo di grazia. Dice questo è un... E qual è questo tempo? La Quaresima. Ma anche questo. Tempo di Covid, tempo di grazia. No, è una disgrazia. La Madonna forse ha una mentalità diversa, lo chiama tempo di grazia. Altre cose, speranza. Avete sentito più volte, testimoni della speranza, speranza nel futuro, quindi parla di speranza, non dice avere paura, ma sta dicendo è un tempo di grazia, siate testimoni della speranza. Noi dobbiamo essere testimoni, è quello che vive la speranza. E la speranza che cos'è? La speranza è quella cosa che poggia sulla fede e guarda verso il futuro. Io sono speranzoso, ma non è quel tutto andrà bene. L'hanno tolto via tutti quello. C'è ancora qualcuno che l'ha lasciato in giro e gli fanno i segnacci, le persone quando li vedono, quello che dice. Testimoni della speranza, è quello che dice no, Dio ha ancora tutto nelle sue mani. Ma perché sta andando così? Perché sta andando così? Perché stiamo iniziando a raccogliere ciò che abbiamo seminato in anni di vita. Dio da una parte, seminiamo carne. Chi semina vento, dice la Bibbia, raccoglie tempesta. E se c'è tempesta è perché abbiamo seminato vento, non abbiamo seminato nello spirito. E che cosa vogliamo? Raccogliere altro. Le leggi spirituali, sono queste. Non è che Dio può cambiare le leggi spirituali. Ci stiamo beccando. Stanno saltando fuori le piante del seme che abbiamo messo nel terreno. Quindi ci sono questi eventi. Ma grazie a Dio, c'è Dio, dice, siate invece testimoni della speranza. Ma com'è possibile?
Com'è possibile avere speranza in questo tempo che tutto ci dice il contrario? Dono di Dio, mentalità vincente in Cristo. Credete, vivete nella fede. E con la fede, questo tempo di grazia e il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine. Quindi significa che in questo tempo non ci sarà né depressione, né ansia, né paura, né niente per chi vive con fiducia. Ecco la mentalità vincente. Io avevo preparato il titolo e la Madonna l'ha spiegato a Međugorje. Andiamo sempre d'amore d'accordo, io e la Madonna. Guardate che speranza significa è uno che ha fiducia, è uno che ha una mentalità vittoriosa, è uno che vede bene il futuro. E la Madonna parla proprio di questo. Abbiate pace nei vostri cuori, speranza per il futuro e pregate, digiunate. Voglio ancora meditare per una cosa, l'ho condivisa l'altra sera a cena a casa nostra, che secondo me c'è una profezia di eventi che arriveranno fra qualche mese, c'è una parola dentro, non ditela, però c'è qualcosa dentro, ma ci dice voi abbiate fede, abbiate fiducia. Ok, allora adesso dividiamo le varie cose. Adesso il termine sfida, le sfide, il titolo di questo percorso è le sfide. Adamo ed Eva hanno avuto una sfida, potevano essere felici sempre e invece hanno un po' fallito quella sfida. C'è stata la sfida di Abramo, è riuscito ad avere un figlio quando non poteva più. La sfida di Davide, ha buttato giù Golia. La sfida di Giuditta, ha tagliato la testa a Oloferne. La sfida di Esther, che ha messo in atto un Purim, un cambio di destino, un destino che è cambiato totalmente. Gli stessi Gesù e Maria hanno avuto delle sfide. Chiediamo a Maria se non è stata una sfida la sua dal momento che ha detto Amen. Quindi nessuno esente da sfide. Queste figure bibliche, come anche i santi, come anche noi, avremo sempre delle sfide. E questo ce lo dice una parabola, che è quella di Matteo capitolo 7, leggiamo solo il 25 e il 27, dice: cadde la pioggia, strariparono i venti, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Matteo 7, 27: cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Ce l'ho scritto qua, dice: cadde la pioggia, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, si abbatterono su quella casa. Le prove, vedete, qui le chiama piogge, fiumi che escono, a volte succede anche in Italia, che porta via qualcosa, soffiarono i venti, e si abbatterono su quella casa. Nessuno esente dalla prova, nessuno. Sia una casa che l'altra, tutte e due sono state messe alla prova. Entrambe sono state messe alla prova. Qui non dice che uno sarà esente dalla prova nella vita. Mese e mezzo nascerà il mio terzo, e so che anche lui avrà poi delle prove. Non posso pregare, Dio non ascolterebbe mai una mia preghiera se gli dicessi: esimi mio figlio dalle prove. Anche Maria, che ottiene tutto da Dio, non ha ottenuto che Gesù non passasse la prova della croce. Lei, che aveva una fede perfetta, non ha chiesto quello, perché sapeva che ci sono delle prove che dobbiamo passare. Ci siete? Vi piace come inizio? Sì. Contenta Lorella che dovrà passare del prove? Fammi un vai! Gloria a Dio, grazie. Però è così, cioè il cristiano non è uno che vive campato in aria, cioè a volte ci dicono: voi siete in un altro mondo. No, 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 siamo in questo mondo, ma non con la mentalità di questo mondo. Vedete, Gesù lo disse, dovete avere un'altra mentalità. Certo che state qua in mezzo agli altri, ma il cristiano deve vivere in modo... diverso. Cosa deve fare il cristiano? Vivere.
pensavo non di non essere solo. Cosa deve fare il cristiano? Vivere in un modo diverso, diverso. Dicevo prima con qualcuno, mi fosse successo prima della conversione un tempo del genere, ma sarei impazzito a casa. Avrei dato di testa a 20 anni da quelle parti, o con la mentalità che avevo allora, avrei buttato giù i miei genitori, ma avrebbero buttato giù loro. Mentalità. Le sfide arriveranno. Ce l'avete? Non chiedete a Dio che? Non chiedetela questa cosa. A un certo punto San Paolo che dice, guardate, come l'oro per essere purificato ha bisogno del fuoco, ancora di più la vostra fede, che vale di più dell'oro, sarà purificata con delle prove, con delle situazioni difficili. Altra cosa è dire dolore e sofferenza, sono altre cose. Io le chiamo delle prove, delle situazioni che ci avvengono. Chiamiamo situazioni diversamente facili. Le prove sono delle situazioni diversamente facili. Adesso tanto va di moda, diversamente, quindi possiamo anche. Non ci sono più gli anziani adesso, ci sono i diversamente giovani. Non ci sono più i morti, diversamente vivi. Ma effettivamente è così. Cioè, se volete. Grazie Signore per questa giornata diversamente semplice che ho passato. E così ti fai anche una risata. Ma anche questo è un modo comunque di pensarla e di dirla, perché poi è la nostra parola. Ok, ce l'avete le prove? Qualcuno ha qualche prova? Tutti in questo momento siamo in questa situazione generale di prova, poi magari ce n'è anche qualcuna familiare, ce n'è qualcuna fisica, una economica, una. Cioè noi non possiamo descrivere, ecco, dentro la parola croce, ad esempio, noi abbiamo sempre solo messo la malattia di solito, e invece non dobbiamo classificare la prova che cos'è. Ognuno di noi ha la sua situazione da vivere. Bene, adesso andiamo dalla prova al risultato subito e poi vedremo il percorso. Risultato positivo possibile. Il risultato positivo è? Cos'è il risultato positivo? È possibile per il credente, lo diceva la Madonna prima, è possibile. Il Salmo 1, versetto 3, dice: è come un albero, il credente, è come un albero piantato a lunghi corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così gli empi. Qui dice che è possibile portare frutto, è possibile realizzarsi a suo tempo. Siamo come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, anche quando viene, dice un altro salmo, anche quando viene la carestia, viene questo, viene quello. Noi abbiamo le radici che entrano in questo terreno, che è il cuore di Gesù, e prendono acqua. Quindi il risultato positivo è possibile. Giosuè, capitolo 1, versetto 8-9. Porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te ovunque tu vada, ovunque, qualunque cosa ti succede, il Signore è con te. Glielo dice a Giosuè, quindi, porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Di lì a poco che cosa sarebbe successo? Una serie di sfide, doveva passare in mezzo a Giordano, cosa impossibile in quei tempi. Avrebbe dovuto conquistare la terra promessa, c'era Gerico davanti e nessuno era mai riuscito a conquistarla. Avrebbe trovato altri re giganti, avrebbe dovuto conquistarla. Quindi non gli ha detto non avrai sfide, anzi gli dà una profezia di vittoria prima che inizino le sfide. Ecco che dobbiamo avere una mentalità vincente sin dall'inizio, cioè noi dovremmo sempre avere davanti ai nostri occhi un obiettivo. Funzioniamo così, eh? Funzioniamo così. Avere un obiettivo. Ok, affrontiamo questo, ci sarà il momento in cui ne usciremo, ci sarà il momento in cui
Noi dobbiamo avere la speranza. Che cos'è? La speranza, lo spiegavo una volta quando avevamo fatto un percorso, è come un filo attaccato all'aquilone. La speranza è quella cosa che tira l'aquilone fino a prenderlo in mano. La fede ti fa vedere l'aquilone e la speranza lo attira, ti fa vivere in funzione di lì sapendo che arriva. Benedetto XVI, che aveva scritto veramente nella Spes Salvi alcune frasi molto molto belle. La speranza anticipa il cielo già qua sulla terra. Anticipa. Ma non è che anticipa, speriamo. No, no, te lo fa sperimentare già prima che tu ci arrivi. Ecco perché la Madonna sta parlando di questo, della speranza. Che è una mentalità vittoriosa, una mentalità vincente, perché te lo fa sperimentare già adesso. Ma non puoi sperimentarlo adesso se non lo credi. Quindi che cosa credi? Che sarai vittorioso? O che sarai perdente? Cosa credete? Giosuè aveva appena iniziato, era stato appena arruolato da Dio, era morto Mosè, gli fa subito il discorsetto Dio, gli dice guarda che punto tutto su di te, quindi devi avere una mentalità vittoriosa. Porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Che bello. Inizia un nuovo campionato, sappi che tu vincerai. Ma ci sono tante squadre. Lo so, ma io ti sto dicendo che vincerai, gli dice a Giosuè. Sta dicendo Massimo, Daniele, Lorella, Graziano, Luca. Sta dicendo, ascolta questa cosa. Porterai a buon fine il tuo cammino, avrai successo. Lo sta dicendo a te. Però ti ho comandato e ti comando, sii forte e coraggioso. È un coraggio che viene dalla fede, eh? Non è anche una forza che viene dalla fede. Sii forte e coraggioso, non avere paura, non spaventarti, perché io sarò con te ovunque tu vada. Dice, non ti lascerò solo, stai tranquillo, io ci sarò. Però tu devi avere l'obiettivo della vittoria. Cosa dovete avere? L'obiettivo della vittoria. Di arrivarci a quella cosa. Se non ci credi già tu. Quindi, ci saranno sfide? Sì. Però dobbiamo avere questo obiettivo. I monti si spostano, i gessi si sradicano, i giganti cadono, i leoni non mordono, in Daniele che dovevano divorarlo, le fiamme non bruciano come tra i giovani. In Deuteronomio dice, quando passerai le prove, quando passerai in mezzo al fuoco l'acqua, le acque non ti porteranno via, il fuoco non ti brucerà. Questa è una promessa dell'Antico Testamento. Dovremmo avere le promesse. Per avere una mentalità vittoriosa, lo vedremo la prossima volta, dobbiamo avere delle promesse in testa, nel cuore. Ebrei 11:35. Alcune donne riebbero per risurrezione i loro morti. Non so se l'avete mai letto. Ebrei capitolo 11. Se volete sapere che cos'è la fede, leggete Ebrei 11. La fede, il versetto 1, è il fondamento di cose che si sperano, certezza di cose che non si vedono. E poi fa un elenco Abramo, Isacco, Mosè, fa un elenco di persone per fede, per fede, per fede, per fede, avevano l'obiettivo, e dice per fede alcune donne riebbero per risurrezione i loro morti, addirittura riuscirono a ottenere la risurrezione, marito, figli che erano morti, e avevano un obiettivo, avevano un'idea chiara e vittoriosa. Al TG1 non è. L'ho visto, l'ha pubblicato una pagina di credenti, ha tagliato un pezzo del TG1 italiano, dove si racconta che una donna che aveva appena partorito, questa in America, è morta. 45 minuti senza vita. Doveva esserci una comunità, secondo me, evangelica lì dietro. Questi si sono messi a pregare, conoscevano questo passo, si sono messi a pregare, 45 minuti dopo questa donna morta, aveva appena partorito, è ritornata in vita. È tornata in vita, il TG1 ha detto questa cosa, senza dire che hanno pregato. I medici dicono che è un miracolo, e credo, 45 minuti dopo
hanno riavuto, avevano una fede, avevano un obiettivo, hanno pregato fino a quando l'hanno ottenuto. Sfida, visione di buona riuscita. Ce l'avete? Sì. Ok, so che è difficile, con la mascherina è una cosa antipatica. Fate così. L'amen, oppure vi faccio alzare la mano. Ok, sfide, visione, adesso mentalità. Il risultato quindi delle prove dipende da noi. Da chi dipende il risultato della prova? Dipende se abbiamo una mentalità vittoriosa o perdente, vincente o perdente. Dipende quindi dalla nostra mentalità. Che cos'è la mentalità? È un modo? È un modo di pensare. Il nostro modo di pensare però è già dentro di noi. Noi ora la pensiamo in un determinato modo. Il nostro modo di pensare oggi è dato da diversi fattori, dalla nascita fino adesso. Noi siamo, in noi c'è questo modo di pensare. E quindi siamo destinati ad avere questo modo di pensare, secondo voi? Uno può cambiare? Può cambiare cambiando il modo di pensare. Efesini 4:23, rinnovatevi nello spirito della vostra mente. San Paolo dice proprio, dovete rinnovarvi, dovete rinnovare questa qua. Non basta pregare, ma dovete rinnovare questa. Se volete, nelle sfide, avere una mentalità vittoriosa. Per avere vittoria dovete avere una mentalità nuova. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente. Marco 1:15, che non avete mai sentito. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, che come disse Papa Francesco non è un'accusa, non è ma è un'opportunità che Dio dice. Gesù viene e dice, voglio darvi un'opportunità, e per darvela però bisogna anche di voi, che vi convertiate e che? Crediamo. E che crediate, metanoia, cambiate il vostro modo di pensare, l'ha detto 2000 anni fa, ma vale ancora adesso. Convertitevi, cambiate credendo nel Vangelo. Quindi è legato, cioè non è una mentalità vincente senza Cristo, ma è una mentalità vincente proprio perché noi crediamo in Cristo, crediamo nelle sue promesse, nella sua parola. Noi siamo legati alla parola, la parola quindi entra in noi e ci dà una mentalità vincente. Abbiamo visto prima, rinnovatevi nello spirito della vostra mente. In che modo? Attraverso la parola di Dio, che ci dà proprio un modo di pensare totalmente nuovo. Ok, o così scegliete quale vi piace di più, dipende dall'altro cipolla, dall'altro. L'importante è che, così tra l'altro, non vi addormentate. Nuovi pensieri, quindi, nuove immagini, nuova fede. La fede, abbiamo già detto tante volte, che sta nel credere alla parola di Dio. La parola di Dio viene, cambia qualcosa dentro di noi e questa diventa fede. A chi abbiamo creduto in questi tempi? A chi abbiamo dato credito in questi tempi? A quale parola? A quelle che diceva il mass media? Oppure alle promesse del Vangelo? Ai messaggi della Madonna, se volete anche. A che cosa stiamo dando credito, autorità nella nostra vita in questo tempo? Sentivo l'altra mattina, una volta in 3 settimane, accendo la radio, ecco Padre Livio, che dice sempre... C'è una vocina che porta speranza. Ehi amici, questa volta non vi preoccupate, andrà tutto bene. A parte il suo vocione... Diceva, c'è in questo momento i mass media di tutto il mondo non sono liberi. C'è una dittatura di pensiero. C'è una dittatura di pensiero, e questo è molto chiaro. Cioè, ormai ci inculcano un pensiero che vogliono farci passare, per creare soprattutto tanta paura. E noi a chi abbiamo dato credito, quindi, in questo tempo? Questo è molto importante. Io ho smesso anche... A volte provavo a leggere qualcosa su Facebook, ma è diventato veramente un... Anche, tra virgolette, i Novak o quelli che
che credono nel grande reset o tante cose, penso che qualcuno di voi abbia detto. Molti di loro, però, mentre ti spiegano delle cose, non ti danno mai una via d'uscita, non ti danno Gesù, non ti danno una via d'uscita. Quindi se tu leggi quello e dai autorità solo a quello, io dico, è vero, può darsi che il maligno stia organizzando tutto questo. La Madonna l'ha detto, Satana l'ha detto 2 o 3 volte in quest'anno, Satana cercherà di distruggere voi e il mondo sul quale vivete, quindi anche il mondo. Quindi è tosta questa cosa, ma poi porta sempre speranza, porta una possibilità. C'è la promessa del cuore immacolato di Maria che vincerà, e anche nell'ultimo messaggio che abbiamo sentito prima ha parlato di cuore immacolato, ha parlato di guerra e di cuore immacolato, quindi di vittoria. Questi altri invece pensieri che ci arrivano anche da quelle cose, che possono essere vere. Io ho una pusher, è nel campo medico, conosce vari medici e mi manda tante cose che non passano mai in televisione. Quindi volevo quasi creare un canale Telegram. Poi ho detto, se però metto queste cose, uno non è credente, va in depressione totale. Me ne leggo qualcosetta, ma poco a un certo punto, perché in qualche modo è come come quelle persone che dicono, che gli dici, ma tu credi nell'oroscopo? No, però lo leggo tutte le mattine. Volente o nolente, mentre tu leggi una cosa, questa è entrata. E ti ha anche creato qualcosa dentro che poi condiziona. Quindi dobbiamo imparare come cristiani a fare un po' l'attenzione, forse anche come digiuno. Infatti non sto più leggendo, leggo solo quelli che mettono commenti a crocifisso risolto e basta. Tutto il resto lo passo molto molto velocemente. Poi fra l'altro ci sono tanti di quegli insulti, guardate, non ho mai avuto così tanto la nausea dei cristiani che si insultano su Facebook e sui social, è veramente incredibile. Il diavolo vuole vari messaggi di Medjugorje, la guerra e l'odio, guerra e odio. Ci siamo, ma anche già solo a parole o così, è incredibile. Quindi, a chi diamo più credito della serie? Ma tu che cosa ne pensi? Che cosa ne pensiamo di questo tempo? In che modo stiamo affrontando questo tempo? In che modo affronti la tua prova anche personale, la prova mondiale, la prova... In che cosa ne pensi tu? Perché il tuo pensare diventa qualcosa. Il pensiero ha una grande autorità dentro di noi. Nel momento in cui noi abbiamo un pensiero pessimista, ma lo sentite che pesa già dentro e ti fa star male. Quindi è proprio un... Tu che cosa ne pensi? Qual è la tua conoscenza di quella cosa? Lo conosci secondo Dio o no secondo Dio le cose? Osea 4,6 dice: perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Nella versione Tirche: il mio popolo muore perché non mi conosce veramente. E voi sacerdoti rifiutate di farmi conoscere nel modo giusto e avete respinto il mio insegnamento. Il mio popolo muore perché? Perché sembra conoscere di più le cose del mondo, quello che gli dicono i mass media e gli altri, e molto meno la mia conoscenza. Io credo veramente che in questo tempo, come fanno a sperare in qualcosa futuro se non c'è una notizia positiva? Ma anche i no, questo, no, quello, danno speranza? Non esiste un messaggio di speranza. E quindi un giovane come può? Certo, c'è una forza di vita dentro ognuno di noi, questa c'è, ma perché Dio ci ha creati sempre per cercare di combattere. Noi siamo creati anche come corpo per combattere le malattie, le infezioni. In qualche modo automatico si mette in moto. Però se iniziano a essere così tante, si vede la gente, si percepisce un nervosismo, una rabbia, un... Perché? Perché non c'è conoscenza di Dio, quindi non può esserci speranza. Se non c'è una conoscenza, una rivelazione, una luce, ecco che tu non puoi affrontare le sfide, cioè le affronti, ma il risultato non sarà sicuramente molto buono. Conoscenza. Noi nasciamo ignoranti.
In questi giorni Cristian ha imparato i numeri dall'1 al 10 in inglese. Sono 3-4 giorni che c'è mia mamma qui da noi, dove riprende il cammino per il Piemonte, e mio figlio gli sta insegnando l'inglese alla nonna. 1, 2, 3, 4. Ma 2 settimane fa non ne sapeva, era ignorante. Ogni bambino nasce ignorante, ma con la possibilità di conoscere. Ma si conosce solo se qualcuno lo puoi leggere, su internet, dappertutto. Noi siamo fatti così. Anche la nostra mentalità si forma in base a quello che conosciamo, che impariamo a conoscere. Ecco che quindi Dio, quel convertitevi e credete, vuole darci un nuovo modo di pensare, un pensiero nuovo che viene da cose che impareremo a conoscere di Dio. Di Dio. Guardate, c'è l'ignoranza più grande è pensare di conoscere Dio in un modo distorto. L'avete capita? La maggior parte di persone, come ero anch'io, prima di allontanarmi e poi di tornare, avevo una conoscenza distorta di Dio. Quindi non solo non lo conoscevo male e quindi cercavo anche di evitarlo. E invece Dio vuole proprio rivelarsi in questi tempi, darci una vera conoscenza, perché senza quella abbiamo una mentalità perdente. Dio vuole darci una mentalità? Come vuole darcela? Vincente. La tua com'è? Vincente. Com'è là dietro? Vincente. Mentalità vincente. Non partiamo di nuovo con il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Poi Francesca mi tagga con quel. C'è chi diceva bicchiere mezzo pieno, c'era l'altro che diceva mezzo vuoto, l'altro è venuto a discutere con loro, l'opportunista se l'è bevuto. E quelli sono rimasti a discutere. La mentalità vittoriosa non è né uno né l'altro né l'altro, dicevo già, ma è proprio un modo di conoscere Dio e la storia e gli eventi con un pensiero nuovo. Con un pensiero nuovo. E la speranza non viene perché tu sei una persona positiva, ma perché tu hai fiducia in Dio, ma perché lo conosci, il problema è la conoscenza vera di Dio. Ogni tanto mi scrive ancora qualcuno, con internet adesso si sono aggiunte tante altre persone, e dice, sai, la mia vita sta cambiando perché sto conoscendo un Dio che non conoscevo prima, dopo anni di preghiera. Guardate quanto la conoscenza cambia. E questo lo sanno i mass media, se riescono a plagiare la nostra mente dandoci una conoscenza fasulla, ci faranno affrontare le cose come vogliono loro. È semplice. Però tante volte cadiamo anche noi, e tanti anche i cristiani sono stati plagiati da tutto questo, e più ne senti, e più la tua mente diventerà secondo il pensiero unico e non riuscirai più a uscirne da lì. Ci siete? Ce l'avete questo? Cioè, è importante in questi tempi. Conoscenza, atteggiamento mentale. Questa nuova conoscenza nuova di Dio della vita, ci porta a un atteggiamento mentale nuovo. Che cos'è l'atteggiamento mentale? Che cos'è l'atteggiamento mentale? È il nostro modo di porci davanti alle situazioni. La stessa situazione può essere vista in un modo piuttosto che nell'altro. In base alla tua conoscenza, in base alla tua mentalità, tu ti approcci a quella situazione, a quella persona, al futuro, con la tua mentalità. Ognuno di noi ha un approccio con quella situazione in base all'atteggiamento mentale, in base al proprio cuore. E quindi è un modo di interpretare, se volete. Se qualcuno riguarda, ha fatto il cammino, relazioniamoci, avevamo visto l'elaborazione, dipende dal nostro modo di interpretare le cose. L'interpretazione viene dalla nostra mentalità che è stata formata da quello che noi abbiamo conosciuto lungo il tempo. Adesso entriamo in qualche bel passo biblico. Giovanni 11, versetto dall'1 al 4. Per comprendere in che modo noi ci atteggiamo quando arriviamo davanti a una situazione. Giovanni 11, versetti dall'1 al 4. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato.
Maria era quella che il suo sparso di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato, seconda volta. Le sorelle mandarono dunque dirgli: Signore, ecco, colui che ami è malato. Per quante volte l'hanno detto? Tre volte. Malattia, situazione da affrontare, sfida. Si trovano Marta, Maria, lo stesso Lazzaro, davanti a quella situazione. Glielo fanno sapere a Gesù, quindi anche Gesù adesso è coinvolto nel vedere quella cosa. Ci è arrivata la notizia attraverso il telegiornale di quella cosa. Domani sarà arancio, saremo arancio, ok? Cambiate di nuovo la roba, domani saremo arancio. Malato, malato, malato. All'udire questo Gesù disse, guardate come si è approcciato alla malattia. E Lazzaro, che era suo amico, Lazzaro significa proprio amico di Dio. Quindi, all'udire questo, l'ha udito, Gesù disse, questa malattia, la chiama per nome, questa sfida, questo Covid, questo, non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Ci siete però? Ci avete capito? Domani è tutto arancio. Oddio! Gesù, domani è arancio. Gesù dice? Bene. Bene. Questa situazione non è per la morte, ma per la gloria, affinché Gesù possa essere glorificato. Non solo non ha paura, ma addirittura gli dà un valore aggiunto a questa prova. Ci siete? Che tipo di atteggiamento ci ha avuto Gesù davanti a questa cosa? Perché è riuscito ad avere questo atteggiamento? Ok, potremmo dire perché era Dio, ma era anche uomo. Perché? Perché, come dicevamo prima, aveva una visione vittoriosa. Vedeva già, ma perché vedeva già? Perché conosceva il Padre. E quindi si approccia davanti a questa situazione catastrofica in un modo, diremmo, positivo. Ce l'avete? L'avete afferrato? Gli dicono quello, il telegiornale, non c'era altro modo, non gli hanno mandato WhatsApp, un'altra cosa, gli hanno mandato a dirgli, funzionavano così, c'erano i messaggeri a piedi, al massimo a cavallo, arrivano. Glielo dicono all'udire questo, quindi arriva, situazione esterna, evento, Gesù si approccia in che modo, con che atteggiamento? Questa malattia non porterà alla morte, eppure morirà, però. Ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa, di questa prova, di questa malattia, il Figlio, Gesù Cristo, venga glorificato. La Madonna ha detto che questo è un tempo di grazia dove noi dobbiamo diventare testimoni della speranza, quindi che gli altri vedono e nessuno rimarrà nell'inquietudine. Vedete che visione che ha dato la Madonna? Ha detto: voi starete bene, è un tempo di grazia, ci siete? Ce l'avete? Lo dice 2 giorni fa e oggi queste notizie o altre. Siamo in questo combattimento, eh? Siamo in questo combattimento, ci siamo dentro. Altra situazione, Gesù a un certo punto dice, dopo che si era rivelato come figlio di Dio, Pietro aveva detto tu sei Cristo, il figlio di Dio, Gesù dice, ragazzi andiamo, dove si va Gesù? Dove andiamo? Visto che aveva solo fatto miracoli, segni, prodigi, dove andiamo? A Gerusalemme. A fare che cosa? Gli dice Pietro. Dove è che vuoi andare Gesù? E che, visto che dobbiamo andare anche, dove è che vuoi andare? A Gerusalemme, ma perché? E devo andare, mi insulteranno, mi flagelleranno, mi faranno di tutto, mi uccideranno e risorgerò. Ben chi? Ben chi? Voi state lì? Ben chi? Perché lo prendi di sparte. Ben chi? Cosa? No, a te non succederà mai, gli dice. Atteggiamento, vedete, è un atteggiamento, io lo sto. Ma lo prende perché nella mentalità di Pietro non aveva ancora capito né la risurrezione né niente e quindi ha visto solo la prova scura, negativa e quindi gli ha detto no.
E cosa fa Gesù, lo ricordate? Gli fa di nuovo cambiare mentalità, torna a fare discepoli, imparare qualcosa. Lo ha sgridato, la pensi come il mondo. La pensi come il mondo, vedete, mentalità, la pensi come il mondo. Mentalità da cambiare, mentalità da cambiare. Un altro esempio di come Gesù cerca di far cambiare mentalità alle persone, l'approccio anche davanti alle situazioni, il mangiare, il vestire. Matteo 6,30, ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è, e domani non c'è più, si getta nel forno, non farà molto di più per voi, uomini di poca fede? Qui Gesù sta cercando di mettere una mentalità di fiducia nei suoi discepoli, in quelli che l'ascoltano. Era un periodo anche non facile allora, dicendo: guardate che Dio, gli dice gli uccelli del campo, i gigli del campo, gli uccelli del cielo, questi mangiano, questi si vestono, farà ancora di più. Sta cercando di dirgli: non preoccupatevi di queste cose, si preoccupano i pagani, il non credente in Dio, quello che non ha conoscenza di Dio, come dicevamo, si preoccupa. Cosa fa il pagano? Certo, perché non sa che Dio funziona e quindi deve per forza preoccuparsi, mentalità mondana. Gesù in questo caso cerca di insegnare ad avere una mentalità vittoriosa, stare bene, pensare al futuro in modo fiducioso. Certo, gli dice: cercate il regno dei cieli e la sua giustizia, cioè imparate a conoscere Dio, camminate nella giustizia secondo la parola di Dio e allora vedrete che tutte queste cose vi verranno date. Di nuovo una visione, vi verrà dato tutto, non ti mancherà nulla, vedete, crea una visione positiva, gli dice di non preoccuparsi, facendogli l'esempio. Anche questo è un modo per dare conoscenza, cambiare una mentalità. Se volete, il percorso delle parabole che stiamo facendo al venerdì sera, ogni immagine va a cambiare qualcosa dentro di noi per darci una mentalità secondo Dio. Ce l'avete quindi? Come Gesù prima si è approcciato davanti alla malattia, ognuno di noi dà un significato, ci approcciamo agli eventi in un modo piuttosto che in un altro. Noi attribuiamo a un gesto, una frase, un evento, interpretazione, poi diventa un giudizio, diventano emozioni e da lì poi si scatena o il paradiso o si scatena l'inferno nella nostra vita. Quindi l'evento, come abbiamo visto prima, i fiumi, i venti e tutto arrivano, ma dipende dalla nostra mentalità. La mentalità è fatta dalla conoscenza. Cosa conosciamo? Come lo conosciamo Dio? Perché, vedete qua, Gesù cerca di plasmare una nuova conoscenza dicendo: guardate i gigli, guardate gli uccelli, guardate questo, guardate quello, no? Preoccupatevi, ci siete? Cioè, se per me e per te la morte è la fine dell'esistenza, punto e basta, ci approcceremo con una situazione di morte, con le situazioni di malattie, con tanta paura. Ma certo, se non credi nell'aldilà, ma l'evento morte bussa per un credente e anche per un non credente, giusto? Giusto? Ci sono solo tre persone, due nella Bibbia e una la crediamo per fede, che non sono morte. Maria? Elia? E Enoch? Uno, Genesi capitolo 1. Sono gli unici. Tutto il resto sono morti tutti. Tutti moriremo? Mi interrompo. Ok, tra un mese e mezzo nasce mio figlio e prima o poi morirà anche lui. Ma non devi dire quella parola nella nascita, è il destino di tutti. Il problema non è nella morte, ma nel nostro modo di approcciarci a quella parola, è il modo di approcciarci a questo. Se noi ci approcciamo in un modo sbagliato, c'è gente che arriva a 20 anni e ha paura di morire e vive tutta la vita con questa paura dentro. Ma non è l'evento morte quello che ha pesato, è la sua interpretazione di quella cosa. Ed ecco che quindi Matteo 9,29: avvenga per voi secondo la vostra fede. Ti avverrà, vivrai la sfida, gli eventi in base alla tua fede, intesa come conoscenza.
intesa come mentalità, come la pensi, già ti avviene dentro, non è quello, ma è quello. Ci siete? Ci siete? L'evento Covid c'è, ma venga a voi secondo la vostra fede. La vostra fede. Oddio, domani non posso più uscire. La pensi in un modo restrittivo, chiuso, e ti sentirai lì chiuso, bloccato, tutto. Ci siamo? Fino qua? Quindi vedete, gli eventi non dipende da quello, ma dal nostro modo di affrontarlo. Stiamo arrivando verso la conclusione. Quindi per avere una, ecco, questa è una piccola aggiunta, per avere una mentalità vittoriosa, tra l'altro abbiamo bisogno di circondarci di persone fiduciose. La Chiesa, soprattutto all'inizio, era strafiduciosa, vedeva gli eventi sempre, ne avevo scritto uno, la Chiesa era veramente positiva, Atti 5, versetti 39 e 42, seguirono il suo parere, chiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li rimisero in libertà. Essi se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Si guardavano gli un altro flagellati, quanti ne hai tu? Io ne ho di più, per Gesù, gloria a Dio. Parola di Dio. Mentalità cristiana del dover aver affrontato una flagellazione. Questa è stata la loro mentalità. Se tu hai persone vicine del genere, ti aiuteranno, no, a stare meglio? Se invece hai delle persone esattamente contrarie, come va? Male, vedrai che succede di tutto, vedrai i nostri figli, vedrai questo, vedrai quello, vedrai? Ti aiuta ad avere una mentalità vittoriosa? No, quindi, che lo vogliamo o no, la psicologia dice che le cinque persone più vicine a noi sono quelle che influenzeranno maggiormente il nostro modo di pensare e quindi poi il nostro modo di vivere. Ecco che quindi in qualche modo dobbiamo attorniarci di persone credenti, con una conoscenza, con una conoscenza. La Madonna con i messaggi cerca di creare conoscenza e creare una comunità. Certo, se entri in quella chiesa e già il prete è sul depresso e non ci crede, ha paura lui, scenderà su tutti gli altri. E questa è una cosa, funzioniamo così. Se un genitore inizia e ci sono i figli davanti a parlare di tutto negativo, i figli li appesantirà sicuramente. I figli, cioè, mamma quanto ti ascoltano e quanto diventano anche quello che tu dici. Ecco che quindi anche in questi tempi dobbiamo, per avere una mentalità vittoriosa, per essere vittoriosi sulle sfide, attorniarci di persone che conoscono Cristo, che ci possono aiutare a sviluppare questo. Perché una cosa da sviluppare, ho usato il termine sviluppare, va sviluppato, non è una tanto un prego, ho ottenuto la fede e sono a posto, no? È una cosa da sviluppare con la preghiera, con la lettura della parola, stando gli uni con gli altri, ascoltando catechesi, pregando. Allora ecco una mentalità fiduciosa. E concludiamo con la mentalità vincente. Se io voglio farvi cambiare le emozioni, vi faccio cambiare il focus di quello che state pensando. Se io in questo momento iniziassi a dirvi due o tre cose negative, farvi puntare l'attenzione su quello, sviluppereste mentalità, emozioni negative e vi vedrei andare giù subito. Ecco che Gesù difatti in diverse situazioni cerca di far spostare l'attenzione. Ve lo ricordate? Quell'uomo era andato a chiamarlo, vieni che mia figlioletta sta male, sta andando verso casa, e un angelo rosso mi lascia vedere. Sta andando verso casa, arrivano, non disturbare più il maestro, ormai tua figlia è morta. E lui era fiducioso, Gesù stava andando con lui, aveva appena guarito l'emorroissa, quindi aveva visto che Dio funzionava ancora, sta andando, arrivano quelli e gli dicono, lascia stare, è morta. Questo uomo si trova, notizia, mass media, Gesù che gli ha detto andiamo, la guarisco. Gesù cosa fa? Non avere paura, solamente credi, tua figlia sarà salvata. Esorcizza
Non avere paura. Solamente credi e risultato tuo figlio sarà salvato. Tre parole. Via il male, credi nel credi, risultato. Gesù ha operato in questo modo, gli ha dato, perché altrimenti Gesù non avrebbe potuto andare con lui fino in casa. Cioè, allora fisicamente, ma per noi spiritualmente, se a un certo punto ci danno una notizia, noi crediamo a quella, smettiamo la speranza che invece la Madonna ha detto che dobbiamo tenere alta, ecco che attraverso la nostra mentalità il diavolo è riuscito a bloccare l'opera di Dio. Ci siete? Giovanni 11, 21, 22. Marta disse a Gesù, ritorniamo a quella malattia. Poi Lazzaro è morto. Telegiornale, Lazzaro è morto. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Se non fosse iniziato questo Covid, se non avessero fatto quelle cose, se, e anche qui Gesù, se ti davi da fare un po' prima, mio fratello non sarebbe morto. Non sarebbe morto. Ok, sembra pensare negativo, ma è molto bello, punto. Ma anche ora, questa deve essere la nostra mentalità, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Che bello. Dice, vero, tu potevi cambiarla, ma non è successo. C'è questo evento, mio fratello è morto. Prende quel dato di fatto. Ma anche ora, dite anche ora? Anche ora. Quando? Ora, adesso dice, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai al Padre, te la concederà. Dio te la concederà. Difatti ci sarà poi la resurrezione. Non se l'aspettava, non sapeva neanche che cosa sarebbe successo, ma è avvenuto. Però ci siete? Questa risposta. Ma anche ora so che. Invece poi salta fuori l'altra, gli dice solo, se tu fossi stato qui, e poi non gli dice questa frase, si mette solo a piangere. Avete capito come si può spostare la nostra attenzione, avere una mentalità in un modo piuttosto che nell'altra, e cosa ha fatto Gesù con Pietro, in che modo Gesù ha affrontato la malattia di Lazzaro, in che modo si è approcciato? L'avete? Sì. Ok, perché questo è il primo di tre. Allora, la cosa da evitare è dire, ma perché è successo? Comunque sei pronto per pregare adesso che partiamo con i combattimenti. Adesso contro tutti quegli spiritelli di paura, di incredulità che sono dentro di me. Arriva una situazione che arrivano tutti e tu ti dici, ma perché proprio me? Ma io dovevo proprio vivere nei tempi del coronavirus, ma già un modo di affrontare in modo negativo la situazione. Ti fai già delle domande che ti portano a pensare. Il pensare, ma perché proprio a me, di solito ti fa sentire ancora più vittima, perché proprio a me, dici, è proprio successo a me, quindi sono proprio io. E poi, perché proprio a me, ti distoglie dalle possibili soluzioni, perché è come se tu dichiarassi che quella cosa è così e non può cambiare. Quindi dobbiamo, davanti alle situazioni, farci le domande giuste. E qui ci sarebbe da al possibile, ma perché proprio a me è mai successo questo? Ma invece dire, Gesù, questa è la domanda che dobbiamo farci, Gesù, cosa penseresti? Cosa diresti? Cosa faresti al posto mio? Perché Gesù, avete visto, ha una mentalità vittoriosa. Ha sempre cercato di cambiare la mentalità alle persone per far affrontare nel modo giusto le situazioni. Ah, se non volete consigli, non chiedeteli. Nel senso che se chiederete a Gesù questa domanda, se chiederete a Gesù, Gesù vi risponderà. Di sicuro non ti dirà lamentati. Di sicuro non ti dirà fatti un quartino. Però fatelo prima delle 18 di sera. Non dopo, perché il Covid funziona dopo. Invece prima no, ti puoi imbriacare, no. Non credo che ti dirà quello, non ti dirà fatti una canna, non ti dirà fai fuori tutti gli altri, non ti dirà è colpa di... No, non credo che ti dirà. Se vuoi un takeaway veloce, chiedilo al mondo, ti darà subito delle risposte pronte come vuoi tu.
ma quello non ti risolverà il problema. Se vuoi che la situazione sia risolta, ascoltami. E Dio ha, attraverso la sua parola soprattutto, le sue risposte. Chiediamoci, ma tu Gesù, in questo tempo, tu hai vissuto anche un tempo non troppo facile, abbiamo visto scrivi, farisei, romani, rivoluzionari, c'era veramente di tutto. Quindi forse ci può capire e possiamo proprio chiedere, Gesù, se tu fossi al mio posto, e noi dovremmo arrivare a dire come San Paolo, non sono io che vivo, ma Cristo vive in me, la sua mentalità vittoriosa. Quindi, Gesù, cosa penseresti? E quindi poi cosa diresti e cosa faresti davanti a questa cosa? Va bene, questa è la prima di tre, delle tre tappe per affrontare le sfide. Up, siamo già troppo down, un po' up, un po' su, un po' in piedi, un po' lo sguardo verso il cielo. Vedete, anche la Madonna è venuta, e ringrazio Dio anche di questo messaggio che è molto fiducioso, molto speranzoso, fa vedere veramente verso l'alto, ti fa guardare, ti dà una possibilità, ti dice abbi una visione verso un qualcosa che funzionerà, che non significa, ve lo ripeto ancora, non vedere i problemi. Questa malattia, disse Gesù, quindi questa malattia non ha fatto finta di niente, no, non è, ma questa malattia, questo Covid c'è, però troviamo le soluzioni. La mentalità vittoriosa è quella che va a caccia di soluzioni, la mentalità perdente è quella che inizia a lavorare solo quello, inizia a dire perché proprio a me, se non fosse stato così, se i miei genitori fossero stati diversi, se avessi avuto più soldi, e se di qua, e se di là, e se non prendevo quella malattia, e se... San Paolo arriva invece addirittura a dire, nella mia debolezza si manifesta la potenza di Dio, vedete? Come cambia la mentalità. Dio gli ha detto, tu non ti preoccupare, questa spina ti serve. Io ti do la grazia proprio in questo. San Paolo dice, ah ok, nella mia debolezza si manifesta la potenza di Dio. Vedete, una mentalità vittoriosa dei santi. Quindi noi dobbiamo avere una marcia in più di quelli che sono nel mondo. Non che pensano che noi siamo fuori di testa, sono loro fuori. Perché non hanno la testa di Cristo e non possono avere un futuro, non possono affrontare. Così dovrebbe essere se noi siamo pieni di grazia di Dio. Gloria a te, Signore, grazie, Signore. Facciamo tu vedrai. Il Signore dice a Marta, dice a Maria, voi vedrete vostro figlio, vostro fratello vivo, lo vedrete, tu vedrai, io vedrò la tua gloria, Signore, io vedrò, però voglio iniziare a vederla, convertitevi e credete, permettete allo Spirito Santo che attraverso la parola di Dio cambi la tua mentalità, cambi il tuo modo di pensare, inizi a farti vedere le cose celesti, che inizi a farci vedere come già la vede Dio, che non significa non prova ma sempre una soluzione, che significa non malattie ma il modo giusto di affrontarle, che significa che prima o poi moriremo tutti ma che vediamo già il paradiso, che andremo lì. Questa è la mentalità vittoriosa. Non l'assenza di prove, ma la capacità di viverle in modo cristiano e quindi di essere vittoriosi, di avere sempre fiducia, di avere sempre non un'inquietudine ma pace nel cuore, vivere bene la vita, qualunque cosa tu debba affrontare. Grazie, Signore. Grazie di questo tuo insegnamento, grazie, Signore, che vuoi darci una visione nuova, per essere testimoni di una visione nuova, testimoni del cielo, testimoni della speranza. Come ci hai fatto dire anche attraverso Maria, tutti voi fiduciosi, cristiani fiduciosi che affrontano questo tempo con una mentalità, con una nuova mentalità, come l'affronteresti tu, Gesù? Signore, vogliamo fare questo canto per iniziare a vedere in un modo nuovo, parlare in un modo nuovo, agire poi in un modo nuovo. Tu vedrai. Tu vedrai.
iniziamo a cantare io vedrò mentre alziamo lo sguardo verso Gesù. Io vedrò. Questa malattia non è per la morte, ma per la glorificazione di Gesù. Io vedrò. Questo 2021 con il Covid non è per la morte, ma perché Gesù possa essere conosciuto e glorificato. La tua situazione è difficile e perché Gesù possa manifestarsi e possa ancora essere glorificato. Togli in questo momento l'autorità a quel giudizio che hai dato alla situazione, va tutto male, no? Togli dalla tua mente, dal tuo cuore, la prima cosa è non avere paura, disse Gesù. Agiai, non avere paura. Non avere paura, non dire più, va tutto male, non dire più perché a me, non dire più, non ce la farò, non dire più. Esorcizza, allontana in questo momento l'oscurità, via, via. Non così avete imparato a conoscere Cristo, quindi via. Via, via questa mentalità negativa, via questo modo di approcciarci alle cose. Via in questo momento. Io vedrò la grazia di Dio, io vedrò Dio, quindi via, via, dovremmo anche chiedere perdono a Dio, in pensieri e parole, opere, ci siamo comportati come i pagani, disse Gesù, si preoccupano i pagani dietro ogni preoccupazione nostra, c'è una mancanza di fiducia in Dio, c'è una mancanza di fiducia dietro ogni tristezza, c'è un non aver alzato lo sguardo, aver creduto di più nel basso che non verso l'alto. Via in questo momento, via in questo momento, le cose possono cambiare, soprattutto il tuo cuore Dio vuole cambiare. Dio vuole cambiare il tuo approccio con le cose, il tuo approccio con la vita, con la morte, il tuo approccio con la malattia, col denaro, con le situazioni, nella famiglia, nelle relazioni, per il futuro, il tuo modo di pensare. Dio vuole darti un modo nuovo di approcciarti, dato da una mentalità nuova, data dal fatto di credere in Lui. Primo, non avere paura. E secondo, abbi fede. Io sono la resurrezione, dirà poi Gesù a Marta e Maria. Io sono la resurrezione, io sono la vita. Io sono la grazia, io sono la luce, sono la benedizione, sono la presenza, io sono Dio. Io sono Dio. Facciamolo vivere questo io sono in noi in questo momento. Che nella nostra mentalità, nella nostra mente, nel nostro cuore ci sia questo io sono. Chi si avvicina a Dio, dice San Paolo, deve credere che Egli è l'Io Sono e che ricompensa quelli che si avvicinano con fede. Dio ci ricompensa quando abbiamo fede. Mentalità nuova, Dio la ricompensa, ha bisogno che tu abbi fiducia. Non ti ho detto di essere forte e coraggioso, disse a Giosuè, perché io ci ho predisposto che tu sia vittorioso. Quindi sii forte e coraggioso, non devi avere paura. Io sarò con te ovunque andrai. Io sarò con te. Allora diciamo grazie. Togliamo quell'autorità che abbiamo dato agli eventi, al coronavirus, alle malattie, alle morte, nel nostro cuore. Permettiamo a Gesù che sciolga in questo momento, che ci liberi da quelle catene che noi stessi ci siamo messi con quella mentalità, che ci hanno messo altri, mettendoci una mentalità pessimista, paurosa, senza speranza. Via, 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 Gesù esorcizza in questo momento, spezza catene, via tutto quello. Alza il tuo sguardo, inizia a dire invece grazie, grazie, io vivrò, iniziano a permettere allo Spirito che ci dia una visione, che ci dia questa speranza, che ci faccia vedere che vivremo bene questi tempi. Non dice che tornerà il sole attorno. Gesù dice che ci saranno ancora più prove più avanti per il mondo.
ma per noi ci sarà tanta grazia, tanta grazia. Tieni questa visione, tienila in questo momento, afferrala, masticala, meditala come faceva Maria, tienila dentro. Lo Spirito Santo vuole rivelarti che quando ci sarà Lui ci sarà vittoria sempre, vittoria. Perché Lui ha già vinto e noi siamo più che vittoriosi in ogni situazione, vittoriosi, se abbiamo una mentalità nuova cristiana. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie. Qualcuno di noi fa veramente fatica in questo momento, fa fatica. Sento un fortissimo combattimento in qualcuno, lasciare andare. Anche la lamentazione, la lamentela, il borbottare, la critica nei confronti degli altri, è più facile accusare gli altri che non cercare soluzioni, ma l'accusa agli altri ti porta un doppio peso, perché continui a ricordarti solo che le cose vanno male, non stai cercando la soluzione. È quasi come dire: questi l'hanno fatta a me. No, via, perdoniamo anche tutto quello che hanno fatto, via, via qualunque cosa, via, solo pieni di Dio, pieni di Dio, pieni di Dio. Dio, riempimi, riempimi, riempimi di luce, riempimi di grazia, riempimi, riempimi. Vogliamo il cielo nel nostro cuore, vogliamo la luce nel nostro cuore, vogliamo la speranza nel nostro cuore, vogliamo la grazia, la salute, la bellezza. Il cielo, vieni, vieni, Spirito Santo, vieni, vieni, vieni. Dove vieni tu c'è guarigione, c'è salvezza, c'è prosperità. Dove c'è il fiume della grazia di Dio, c'è vita. C'è vita, al di là di quello che ci sarà dall'altra parte, può esserci un grande deserto attorno a noi, ma se noi camminiamo lungo il fiume, lì c'è vita. E se noi siamo innestati nel cuore di Gesù, lì c'è acqua, c'è vita. In Cristo siamo più che vittoriosi, innestiamoci lì, allunghiamo le radici in questo momento, cerca di andare a fondo in Cristo, in Cristo, in Cristo, cerca Cristo in questo momento, cerca Cristo. Cerca Cristo, lascia a Lui tutte le cose, lascia a Lui le preoccupazioni, lascia a Lui i pesi, non portarli tu. Gesù non ha detto di portare i pesi, ha detto di prendere la croce, significa rinnega la mentalità pessimista, rinnega la mentalità mondana, rinnega tutto quello che non è conforme a Cristo. E magari dovrai anche allontanare qualcuno pessimista di fianco a te, mi dispiace per qualche tuo parente. Lo inviterai una volta all'anno e gli farai una cenetta velocissima e gli dirai alle 10 di essere a casa e io me lo faccio per il tuo bene. Gloria a Dio, Signore. Alleluia, grazie Signore, grazie che voi che viviamo sereni questo tempo, attorniati di persone che vivono serenamente, di persone che come noi credono, che parlano bene, che parlano di Dio, che parlano Dio, che dicono cielo, che dicono speranza, che dicono luce, che dicono è possibile. Signore, questo, grazie Signore, vogliamo questo, Signore, e tu vuoi questo più di noi, vuoi renderci testimoni della luce e della grazia. Grazie Signore, gloria. Lasciamo che questo fiume continui, 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 continui a scorrere nel nostro cuore. Qualcuno sente un fortissimo combattimento in questo momento. Sì, c'è un'opportunità anche per te, c'è un'opportunità. Alza il tuo sguardo, lo so che è difficile. Le nostre mentalità si sono radicate in noi, le nostre sinapsi ormai sono lì, ci fanno pensare negativo, non dobbiamo neanche sforzarci, ci viene automatico di pensare negativo. Questo è il combattimento, questa è il rinnovatevi, questo è il convertite e credete, lasciamo che il fiume passi e ci dia qualcosa di bello, di speranzoso. Padre, sei per lo spirito d'amore. Lasciamo che lo spirito regni in noi e doni salvezza, doni luce, doni grazia. Oh, yeah.
c'è in mezzo a noi anche San Michele Arcangelo che sta cercando di allontanare gli spiriti di tristezza, di depressione, di oscurità, lo spirito soprattutto di menzogna che fa pensare sempre alle cose sbagliate, le cose secondo il mondo. C'è qualcuno che degli spiriti di accusa ti viene da accusare sempre gli altri. Non accusare gli altri, ma alza il tuo sguardo verso colui che ti salva. Ora combattiamo contro tre spiriti: contro lo spirito di cecità, contro lo spirito di sordità e contro lo spirito di mutismo. Spirito di cecità è quello che ci fa vedere solo le cose negative e non ci fa vedere con gli occhi di Dio. Permettiamo a Dio che purifichi i nostri occhi, quindi il nostro cuore. Dio vuole che noi vediamo come la vede Lui. Lo spirito di cecità vuole che la vediamo secondo il mondo, che vediamo tutto nero, che vediamo gli altri in un modo negativo da accusare. Dio vuole liberarci da questo spirito di cecità per darci invece uno spirito di visione, vedere come vede Lui, vedere già anche con la fede, vedere le cose già future. Dio vuole darci degli occhi nuovi. Accogliamo questo. Una nuova visione, un nuovo modo di vedere, una speranza che vieni nel cuore, nei tuoi occhi. Ora combattiamo contro lo spirito di sordità che ci fa sentire le parole sbagliate, non ci fa udire la voce di Dio. Questo spirito di sordità che è legato poi alla disobbedienza, invece obbra a dire chi obbedisce ha ascoltato la voce di Dio, l'ha creduta e la mette in pratica. Chiediamo quindi la capacità di ascoltare, credere e mettere in pratica la parola. E allora sì che vedremo i miracoli, perché è scritto che la maggior parte dei miracoli avvenne quando ascoltarono la voce di Gesù. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare, a crederla e a metterla in pratica. Chiediamolo in questo momento, accogliamolo in questo momento, via lo spirito di ribellione da noi, via questo spirito di sordità e di ribellione, via anche lo spirito di autosufficienza, colui che non chiede neanche a Gesù, non chiede cosa ne pensa Gesù, via questo spirito, noi crediamo invece d'ora, noi vogliamo dire parla, il tuo servo ti ascolta, parla, voglio ascoltarti, cosa pensi Gesù, cosa diresti, cosa faresti, dimmelo Gesù. Dimmelo Gesù, dimmelo Gesù. Vieni spirito di obbedienza, vieni in noi, dacci l'umiltà, dacci l'umiltà. Sì, forte e coraggioso significa colui che è umile, colui che ascolta, colui che mette in pratica credendo. E ora liberati dallo spirito di mutismo, cioè quelli che parlano solo in negativo. Lo spirito di mutismo ci fa stare zitti o ci fa soprattutto parlare in negativo, dare delle risposte non posso, non riesco, andrà tutto male, che poi è la conseguenza di quello che abbiamo creduto e ascoltato. Vogliamo essere liberati da questo per avere uno spirito di lode, di lode. Zaccaria, appena gli si apre di nuovo la bocca, iniziò a proclamare Benedictus. Noi dobbiamo cantare Benedictus, il Magnificat. Siamo fatti per quello, siamo fatti per dire Gesù, io so che sei con me,
Gesù, so che mi ami, so che mi guiderai, so che mi realizzerò in te, Signore, so che mi realizzerai. Questo è lo Spirito di Dio che ci fa parlare la parola. Chiediamo allora liberazione dallo spirito muto e vogliamo invece uno spirito come quello nuovo che ebbe Zaccaria, che iniziò a cantare il Benedictus. Gloria a te, Signore, gloria. Iniziamo a proclamare gloria, onore, lode. Gloria a te. Noi crediamo e quindi parliamo, dice San Paolo. Abbiamo creduto e quindi proclamiamo. Grazie, Signore, gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Signore, grazie, Signore, santo sei tu, Signore. Noi sappiamo in te di essere più che vittoriosi, Signore. Grazie, 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 diglielo. Io sarò più che vittorioso. Io sono destinato a essere vittorioso. Sono destinato a vincere in tutte le prove. Grazie Gesù, grazie. Noi siamo più che vittoriosi. E come San Paolo vogliamo dire tutto posso in colui che mi dà la forza. Tutto posso, tutto posso, tutto posso. Posso diventare cristiano. Dillo. Posso diventare cristiano. Ma io lo sono già. Fammelo vedere dal tuo modo di pensare, di parlare, di agire. Posso diventare cristiano, posso diventare cristiano, voglio diventare cristiano, diventerò cristiano. Testimone della speranza, come ha chiesto Maria. Dio è grande, maestoso. Alleluia, alleluia, alleluia. Vi avevo detto bravi all'inizio, ma adesso avete fatto più fatica a pensare come vorrebbe pensare Dio. Bene, un abbraccio a tutti voi. Grazie. Chiediamo al Signore di benedirci, oltre che averlo fatto con già la preghiera, con la parola, con la presenza. Voi siete stati benedizione per me, mi ha già benedetto attraverso di voi. Il vostro affetto, la vostra preghiera ha già portato benedizione, ma chiediamo ancora a te, oh Dio, una benedizione su noi. Ti presentiamo ancora Papa Francesco, ti presentiamo il mondo politico, ti presentiamo le nostre famiglie, anche quelle in difficoltà, ti presentiamo le nostre parrocchie, alcune fanno veramente difficoltà, i nostri parroci che possano essere speranzosi e portare speranza. Ti presentiamo ancora questo ministero perché tutto vada per la tua gloria, Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Dopo aver sviluppato una mentalità vittoriosa e quindi dopo essere entrati nella terra promessa.